Ed eccolo qui il signor Cannizzaro, assistito come sempre dal signor Pedalino, che gli ha appena recapitato un cacciavite croce di enormi dimensioni. Il signor Pedalino è già in pausa, ci ha già dimostrato poco fa la sua grande professionalità, nonché la sua grande classe. Eccolo lì, eccolo lì. E dietro di noi sta andando già a lavare le mani, perché c'è la sua signora che lo attende con i piatti pronti. Hai capito? Pedalino è abituato a buono. Non si scherza con Pedalino, compa. Fermino, vedi che tutti questi filmati che sto facendo sono tutti archiviati a Telecinghiale, Scapparelli. Quindi rimarranno agli annali, non credi che qua faccia un pasticcino. C'è che abbiamo fatto con la seduta Spezzano con Fiorino, che è il top. Già, bravo. C'è che l'apertura del sportello da Curvoni, che è qualcosa di eccezionale. Io sono buono. Si sei trovata la macchina, Dallo, sai che micigliata. Il signor Cannizzaro le prese con un grosso camion addetto ai lavori di pozzi per acqua. Oh, ma lo scoop è buono, che su fuori strada come ha fatto le rose. Lo scoop, però. Andiamo per correttezza a notare i dettagli di questo grande mezzo, di questo grande mezzo, che tra l'altro è di un carissimo amico di Telecinghiale. Come vedete, le condizioni lasciano un po' a desiderare. Credo che il signor Le Rose difficilmente metterà mano in questo cadavere che è qui a brandelli. Come potete ben vedere, ci sono dei problemi che direi di definire tecnici e dire poco. C'è qualche filo che è un po' in disordine, diciamo, qualche piccolo filo, giusto per non ci allunghiamo oltre. Credo che neanche le capacità del signor Pedalino riusciranno a far rivivere questo veicolo, che ormai è destinato verso un sicuro abbandono. Andiamo un po' più nei dettagli. Sarà difficile capire in quale centralina vanno attaccati questi spinotti, dato che ce ne sono almeno una cinquantina che volano a destra e a manca. Potete vedere la grande professionalità del signor Le Rose, che come sempre intrattiene i suoi clienti. Eccolo. Ma torniamo su questo mezzo, nonché sul signor Cannizzaro che sta scendendo. Non gli ho tenuto dalla scala, non vorrei che fosse vittima. Eccolo qui, notate la grande professionalità. Un cazzo, che c'è una professionalità con la buon cazzo. Dai che c'ho questo tempo. Questo è uno sguardo che comunica molto della situazione attuale del signor Cannizzaro, che lui diceva quest'oggi che ha bisogno di monetizzare e quindi è dovuto rientrare nei ranghi dell'azienda Leroy Merlin per poter proseguire col suo progetto di costruzione di casa che ha lì in corso in contrada Caselle, e quindi si deve sottoporre a questo tipo di umiliazione, che per lui questo lavoro è più un'umiliazione, lui è per altri settori, però purtroppo in tempi di magra bisogna anche adattarsi a queste situazioni. Io credo che già sopportare la presenza di elementi di classe con il signor Pedalino sia già un grosso sacrificio. Non parliamo poi del signor Raffaele Goldoni, che in questo... Dov'è il signor Raffaele? È scappato, non è tutto. Già andato via.
Bene. Abbiamo capito che il clacson funziona. Funziona molto bene. Un altro di queste. Sì, però se non si è mosso. Ma scomo questo regista. Ho un regista. Un regista. E poi da lì mi è sparito. È andato a preparare, sta già andando via. Non è già scappato con la regista. Senza salutare. Niente.